Assolutamente, sono felice di essere tornata qui a Taranto. L'ultima volta ho suonato un programma molto virtuosistico per violino solo, mentre questa volta questo è un programma che rappresenta molto il mio duo con Francesca Leonardi. È imperniato su musica del Novecento. Nella fattispecie diciamo che il cuore di questo progetto è Mario Castelnuovo Tedesco, perché era un compositore ebreo morto 50 anni fa, quest'anno ci sono i 50 anni dalla morte, quindi è un anniversario importante, e fu costretto a scappare dall'Italia nel 39 per via delle leggi razziali. Quindi questo concerto che cade vicino al giorno della memoria, che sappiamo che è il 27, è un omaggio anche a questo compositore come una delle vittime, se non fisiche, perché non perse la vita, ma intellettuali dell'epoca, e che dovette scappare, perse tutto. Quindi è un programma che in questo senso è molto speciale e che sentiamo molto vicino. La mia mamma è nata negli Stati Uniti a New York e, esattamente come Castelnuovo Tedesco, ma nel mio caso dalla Germania, la famiglia di mia mamma, cioè mio bisnonno, i miei due bisnonni, sia materno che paterno, riuscirono a portare le famiglie in salvo negli Stati Uniti, ma solo i propri nuclei familiari. Infatti nella mia famiglia ci furono 46 vittime durante la Seconda Guerra Mondiale, quindi è sicuramente sì un tema che sento molto vicino. Allora, suoniamo ormai insieme da 13 anni e questa collaborazione è nata negli anni del conservatorio su suggerimento dell'allora direttore del conservatorio, in quanto eravamo un po' le migliori in quegli anni del nostro strumento, e ci ha suggerito di iniziare a suonare insieme, e abbiamo provato a livello così di scuola ancora. E certo, ovviamente da subito in modo molto serio, ma senza ovviamente avere idea che questa cosa potesse trasformarsi in una collaborazione professionale così lunga e proficua. E devo dire che fin da subito abbiamo avuto entrambe la sensazione di molta affinità su tanti fronti, cioè sul come pensiamo la musica, su come affrontiamo lo studio e le prove, che è forse una delle cose più importanti. E poi ovviamente siamo anche cresciute insieme, abbiamo fatto tanti viaggi insieme, quindi si è creato anche un forte legame a livello di amicizia, che è assolutamente importante, spendendo molto molto tempo insieme, e niente, è arrivato fino a qua.